Viareggio Cup, si scaldano i motori. Dal 16 al 30 marzo, tutta la provincia di Lucca, in attesa che riaprano le porte dello Stadio dei Pini, sarà interessata dalla più grande manifestazione internazionale di calcio giovanile. A leggere il giuramento, mercoledì 16 marzo, sarà il calciatore del Sassuolo e della nazionale italiana Gianluca Scamacca. La gara di apertura, al Necchi Vallone di Forte dei Marmi, vedrà di fronte Bologna, campione in carica, e gli australiani dell'Apia Leichhardt. Il presidente del CGC Viareggio, Alessandro Palagi, affiancato dal sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ha lanciato dalla manifestazione anche un messaggio forte di pace. Da sempre dal torneo di Viareggio partono messaggi di pace e di fratellanza tra i popoli. Quest'anno più che mai, quest'anno come ieri, ancora una volta dal torneo di Viareggio partirà un grande messaggio di pace e di fratellanza fra i popoli con un grido unico, no a tutte le guerre. Fra i campi principali dell'edizione 2022 ci sarà anche quello di Porcari, dove si disputeranno 8 match. Fra questi, una delle gare della prima giornata con protagonista il Milan, una gara degli ottavi di finale, una semifinale e la finalissima del torneo femminile grazie al grande lavoro dell'Academy Porcari. Non resta, dunque, che attendere il fischio d'inizio che, dopo oltre 1000 giorni, decreta rientro in campo per la storica manifestazione.